è sempre buono. Ancora una volta ci ritroviamo insieme nello studio della sua parola. Ricordo che ci troviamo nel luogo di culto, ma vuoto, a motivo delle disposizioni esistenti per il coronavirus in alto. E noi vogliamo e desideriamo però non far mancare l'aiuto della parola del Signore al suo popolo e alle amiche e agli amici che chiedono spiegazioni dalla parola di Dio. Preannuncio il tema e poi preghiamo: la ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere. E vogliamo adesso rivolgerci in preghiera al Signore. Padre, la nostra domanda è che Tu ci benedica nello studio della Tua parola, che il tema affrontato sia una risposta per le amiche e gli amici che sono legati dalla patologia della ludopatia. Vogliamo pregarti per chi è schiavo, vittima del gioco d'azzardo. Vogliamo pregarti non solo per chi ne è coinvolto direttamente, ma anche per chi lo subisce attraverso il vizio dei propri cari, dei propri congiunti, dei propri familiari. Sciogli dalle catene del diavolo, metti le persone in libertà da questa schiavitù, usati di noi per aiutarli, lo domandiamo e lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Siamo grati al Signore di poter avere insieme questo momento. Un grazie a Anna che legge i versi con noi e a chi sta lavorando alle telecamere. Preghiamo che il Signore possa benedire ciascuno. Cos'è la ludopatia? È la dipendenza dal gioco d'azzardo. La sua causa esatta non è nota con certezza. Come per gran parte delle malattie psichiatriche, si ritiene che la sua insorgenza sia legata all'interazione non favorevole di fattori sul fronte sociale, relazionale, familiare e professionale. La ludopatia ha certamente il suo inizio in fattori di rischio che aumentano la probabilità di diventare giocatori problematici, cosiddetti, o patologici. Quali sono questi fattori di rischio che spingono un uomo alla ludopatia, alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico? L'ansia, la depressione, i disturbi di personalità, per esempio il disturbo borderline, cosiddetto, che tanti conoscono. Altri sono spinti dall'alcolismo, dall'abuso di sostanze, dal disturbo da deficit dell'attenzione o da iperattività. Altri ancora sono spinti a giocare da comportamenti compulsivi. Qual è l'età coinvolta? Coinvolge la fascia di età tra i 20 e i 50 anni. E il sesso interessato? Gli uomini sono più propensi a sviluppare dipendenza. Le donne sono meno attratte e sviluppano in età più avanzata la dipendenza più rapidamente degli uomini. E questi sono i dati di cui siamo in possesso. Un po' tutti sanno che consiste la ludopatia nello scommettere sull'esito di un avvenimento futuro. Famosi, molto futuri e futuristici sono gli inglesi, i quali giocano un po' su tutto, sull'esito di avvenimenti futuri di ogni tipo e di ogni genere. Ci sono giocatori che puntano denaro, altri oggetti di valore come posta dell'esito da loro previsto, e vince chi raccoglie la posta dei perdenti. Il gioco d'azzardo non è un fenomeno nuovo come qualcuno potrebbe ritenere. Pensate, nell'America centrale gli antichi Maya si dedicavano a un popolare gioco con la palla. Era conosciuta anche dagli Azzechi, altro popolo di quei posti scomparso. Dopo aver perso tutti i loro beni con le scommesse, alcuni si giocavano la vita o la libertà personale, riducendosi in schiavitù. Tutto in base ai rimbalzi di una palla di gomma che andasse in una direzione invece che in un'altra. Sempre più persone considerano il gioco d'azzardo una forma di divertimento accettabile. Questo include lotterie, roulette, e gioco dei dati, di carte,
risultati di incontri sportivi come il calcio, il pugilato, le gare ippiche. È una dipendenza alla ludopatia e quindi diventa come la droga. Le sue vittime possono provare crisi d'astinenza come gli alcolisti e i tossicodipendenti. La ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere. In che consiste? Prima di tutto nella dipendenza da vincere. Nei testi di ambito medico-psichiatrico e psicologico compare come sinonimo non preferenziale di gioco d'azzardo patologico. Preferiscono parlare di gioco d'azzardo patologico. E quest'ultima definizione viene anche abbreviata con l'acronimo GAP, G-A-P, che è il termine tecnico raccomandato. La ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere, consiste in precisi sintomi. E voglio subito dire che un comportamento persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo ce ne fa vittima. Per diagnosticare la ludopatia ci devono essere quattro o più delle seguenti 9 condizioni entro un periodo di 12 mesi. 1. Presenza di pensieri continui collegati al gioco riguardo al passato, all'analizzare gli ostacoli che ci furono, a programmare la prossima giocata, a pensare come fare a procurarsi il denaro per vincere. 2. Giocare quando ci si sente a disagio in certe condizioni. 3. Avere irrequietezza o irritabilità se si riduce o sospende il giocare. 4. Necessità di giocare crescenti quantità di denaro. 5. Fare replicati sforzi infruttuosi per smettere, controllare, ridurre il gioco. 6. Tornare a giocare per ritentare, in realtà rincorrere, le proprie perdite dopo aver perso denaro, spesso anche forme ingenti di denaro. 7. Fare richiesta agli altri per procurarsi le somme necessarie, magari per rimediare alle cause finanziarie che hanno generato il tutto. 8. Avere problemi di lavoro, studio, relazioni. 9. Dire menzogne per nascondere l'entità del coinvolgimento nel gioco. Per diagnosticare la ludopatia ci devono essere 4 più delle seguenti 9 condizioni entro un periodo di 12 mesi. Noi vediamo questa dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere in che consiste. E vorrei subito dire che varia da posto a posto. L'inizio tipico è nella prima adolescenza nei maschi e più tardi nelle femmine. Il decorso è per la maggioranza dei casi insidioso. E si parte in un modo, si arriva in un altro. Sempre comunque ci sono disturbi psichiatrici come causa. Compare una vera e propria malattia e c'è chi addirittura ipotizza una disposizione genetica. Fatto sta che è una schiavitù e che Gesù ci può liberare da questa schiavitù. Il nostro scopo non è l'analisi del problema e una patologia da risolvere solo con terapia. Il nostro scopo è un miracolo. Il nostro scopo è chiedere a Dio di liberarti e di aiutarti, perché Dio lo vuole fare. La ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere, ha ovviamente un motivo. E io vorrei leggere, e Anna lo farà gentilmente, nella Bibbia in Proverbi 13:4. Il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. E in 1 Timoteo 6:6? La pietà con animo contento del proprio stato
è un grande guadagno. Quindi vediamo che il motivo è la pigrizia, gente che non vuole lavorare e che vorrebbe risolvere tutto con una giocata. Un altro motivo, avere sollievo dalla tensione e dallo stress, ma nel modo sbagliato. Ecclesiaste 4:6. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Definisce stolto un uomo che incrocia le braccia e divora poi la sua carne. Il motivo di provare il brivido del rischio, l'emozione di pregustare la vincita, un senso di euforia simile è quello che provano a quello prodotto dall'alcol, per essere socievoli, avere compagnia. L'idea è: se avrò un sacco di soldi avrò un sacco di amici. Non è vero, avranno un sacco di nemici e di approfittatori. Il motivo è anche sentirsi potenti, se non onnipotenti, un'inutile illusione, perché l'unico onnipotente è il nostro Dio che è nel cielo. Il motivo della ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere, dovuto al rifiuto di affrontare la realtà. La probabilità di perdere nel 90% dei casi non sembra impressionare la gente. E la cosiddetta legge dei grandi numeri funziona appunto con i grandi numeri. In realtà, per essere sicuri di vincere, dovremmo fare innumerevoli puntate, che però sarebbero impossibili da fare per gli ovvi problemi economici annessi e connessi. I media pubblicizzano lo sparuto numero di vincitori, ma non accennano mai ai milioni di perdenti. Forse l'unica cosa certa è che gli unici a vincere sono i promotori. Non esistono certezze nel gioco d'azzardo. Ecclesiaste 9:11. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, e il tempo non è il nostro, e le circostanze non le creiamo sempre da soli. Vorrei con voi fare una pausa, ascoltiamo un inno, non andate via, tra poco riprenderemo a considerare la ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere, il suo divieto nella Bibbia. A tra poco.
Eccoci di nuovo insieme. Vogliamo adesso considerare il divieto della ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere, e considerare che non necessariamente coincide con quello legale, perché spesso i governi ritengono illegale il gioco d'azzardo, ma lo autorizzano nei casinò e gestiscono direttamente lotto ed affini. Questo non significa affatto che davanti a Dio ci sia un azzardo legittimo e uno illegittimo, uno legale e uno illegale, e non diventa legale qualcosa solo perché i governi lo autorizzano. Il divieto della ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere, è nelle scritture. Spesso, infatti, i giocatori invocano la fortuna come una divinità, la cosiddetta Dea Fortuna. Era il nome di un'antica divinità romana, personificazione di forza che guida e avvicenda i destini degli uomini, portando benessere e prosperità. Ne parlarono anche Dante, Machiavelli, nelle loro opere letterarie. Lo praticavano, pensate, anche gli sviati ebrei, quelli in cattività, imitando i babilonesi che adoravano Meni, forse simbolo del destino. Anna, gentilmente leggi in Isaia 65, verso 11. Ma voi che abbandonate il Signore, che dimenticate il mio Monte Santo, che apparecchiate la mensa a Gad e riempite la coppa di vino profumato a Meni. Vino profumato a Meni. Secondo alcuni, Gad e Meni sono i nomi propri di due idoli che corrispondevano a Giove e Mercurio. La condanna di Dio c'è nella parola, perché il credente non deve rincorrere la sorte che invece noi abbiamo nel Signore. Salmo 16, 5 e 6. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu sostieni quel che mi è toccato in sorte. La sorte mi ha segnato luoghi deliziosi. Una bella eredità mi è toccata. Quindi non fate la preghiera: Signore, fammi vincere il biglietto della lotteria e prometto che aiuterò la Chiesa. Invece pregate: Signore, benedici il mio lavoro. Prima Tessalonicesi 4, 11 e 12. E a cercare di vivere in pace, di curare i vostri beni e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Curare i vostri beni, lavorare con le vostre mani. Dio ci può benedire affinché non abbiamo bisogno di nessuno. La prosperità materiale è per il credente frutto della benedizione di Dio. Molti sono i casi di persone benedette dal Signore, non con lotterie, vincite, gioco d'azzardo, ludopatia, ma direttamente per benedizione del Signore. Cominciamo con Abramo, Genesi 13, verso 2. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. Non giocò d'azzardo, ma Dio lo benedisse. Isacco, altro patriarca, Genesi 26, 12 e 13. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo. Notiamo, Isacco seminò. Dice, dove è la novità, pastore? Che non è un agricoltore di professione. Inoltre, seminò. Seminò in un tempo di carestia, il contrario delle leggi dell'agricoltura. Ma se tu sei in un tempo difficile di carestia, se non è il tuo lavoro e hai comunque però Dio come socio con te, Lui ti può benedire ed aiutare. Non hai bisogno di giocare d'azzardo. Dio ti può benedire come benedisse Giacobbe, Genesi 31, 18 e 42. E portò via tutto il suo bestiame, tutti i beni che si era procurato, il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Padan Aram, per andarsene da suo padre Isacco nel paese di Canaan. Se il Dio di mio padre, il Dio d'Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato con me, ora tu mi avresti certo rimandato a mani vuote.
Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la notte scorsa ha pronunciato la sua sentenza. Vedete, Giacobbe era stato benedetto da Dio nonostante che lo zio suocero l'avesse imbrogliato moltissime volte. Ma se Dio ti vuole benedire, tu sarai benedetto. Giacobbe non giocava d'azzardo, ma Dio lo benedisse. Sempre del tempo dei patriarchi, Giobbe fu benedetto senza gioco d'azzardo. Giobbe 1, verso 10. Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Vedete, Dio può circondarci da un riparo. È molto forte la richiesta al Signore in questo periodo. Proteggici, Signore, da questa pandemia. Dio può proteggere noi, la nostra casa, quello che possediamo e farci prosperare. La ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere. Alcune considerazioni. La prima è che la prosperità materiale può fare male e produrre questa dipendenza. A Lot fece male la ricchezza. Genesi 13, 5 e 6. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche gli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. La ricchezza gli ha fatto male, lo portò ad andare ad abitare in Sodoma, dove perse tutti i suoi beni, la sua moglie e anche la sua dignità, la sua moralità, pur se inconsapevole, perché le figlie si unirono al padre convinte di essere le uniche tre persone sulla faccia della terra dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra. Un'altra considerazione. Il Signore provvede il necessario, ma non il di più a tutti, perché può indurre alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Matteo 6,33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Se diamo la precedenza al Signore, il necessario ci sarà provveduto. A tante persone la ricchezza ha fatto male per una vita vissuta poi nell'ozio, nel peccato, nella ricerca sfrenata del piacere che non arriva mai. Filippesi 4,11. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. I cristiani sono gente diversa. Ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. È difficile accontentarsi, ma è possibile. E Dio ci può dare le forze. Un'altra considerazione. Lo stile di vita del cristiano deve essere diverso per evitare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Difficilmente voi sentirete un giocatore dire le parole appena citate da Paolo: io sono contento. Il giocatore vi dirà sempre: io non sono contento dello stato in cui mi trovo, è per questo che gioco. La parola di Dio invece ci insegna a essere contenti di quel che abbiamo. Ebrei 13, verso 5. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gli avidi sembrano volere un modo rapido, eccitante, per far soldi senza fatica e la disciplina che comporta. Geremia 6,13. Infatti, dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti avidi di guadagno. Dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. È triste vedere persino chi è coinvolto nella religione, in realtà nella religiosità, la ricerca della menzogna e dell'avidità nel guadagno. E chi è avido nel guadagno poi facilmente cade nella pratica del gioco d'azzardo. Efesini 5,5. Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. In realtà, altra considerazione, solo Cristo può liberare dalla ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Giovanni 8, 34 e 36. Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato.
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Romani 8:2. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Noi sappiamo per certo che ce la possiamo fare. La ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo patologico da vincere, è possibile vincere questa battaglia in Cristo, l'unico che ci può liberare. 1 Samuele 17, 47. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Siamo così grati a Dio che l'esito della battaglia dipende dal Signore? Ce la puoi fare? Dio ti vuole aiutare, ti vuole liberare da questa dipendenza del gioco d'azzardo patologico, dalla ludopatia, e noi vogliamo aiutarti a pregare il Signore. Padre, la nostra preghiera sale a te nel nome di Gesù e ti ringraziamo. Ti lodiamo perché tu ci vuoi liberi. Ci hai detto nella Bibbia: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi preghiamo per le amiche e gli amici schiavi della ludopatia, della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, ma preghiamo anche per le famiglie indirettamente, spesso direttamente colpite nella privazione derivante dal gioco del proprio congiunto, dai debiti da lui contratti, colpite nella sofferenza per il clima di nervosismo, di perdite, di continue altalene di sentimenti euforici e poi delusi. Ti preghiamo, metti pace nelle case, libera le persone, e ti preghiamo non solo per la schiavitù di questo peccato, ma di ogni altro peccato, perché Gesù è il nostro Salvatore che ci libera da ogni cosa. Ti lodiamo e ti diamo la gloria per quel che farai nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Il Signore ci benedica.